Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alla riclassificazione del bilancio e in particolare dedicheremo gran parte del tempo alla riclassificazione del bilancio civilistico. Io sono Alessandro Fischietti di Linus, come sapete Linus è una piattaforma appunto dedicata all'analisi dei dati contabili delle imprese. Una delle funzioni, dei moduli è proprio dedicato alla riclassificazione. Oggi vedremo nel dettaglio questo. E questo webinar è stato organizzato in collaborazione con BBZ e ringraziamo. E ho visto e vi ringrazio anche voi per la partecipazione e per la risposta ai sondaggi, che appunto la maggior parte dei partecipanti ha una necessità quasi quotidiana di riclassificare bilanci o situazioni contabili. Mi sentirete spesso fare questa distinzione perché appunto è possibile attraverso la piattaforma, ma in generale c'è la necessità di analizzare dati contabili di cui appunto i bilanci civilistici sono soltanto un sottoinsieme. Oggi dedichiamo maggior tempo alla riclassificazione del bilancio civilistico perché in qualche modo è più semplice e poi al termine del webinar, che probabilmente durerà qualcosina in più dell'ora, l'ora un quarto prevista, vedremo anche come in automatico, comunque in ogni caso, è possibile appunto riclassificare anche bilanci che non sono in formato civilistico, ma magari sono situazioni contabili estratte dai piani dei conti, scusate, dai sistemi di gestione aziendale, appunto piani dei conti e quant'altro, e che in qualche modo poi l'analista deve aver necessità di ricondurre a appunto determinati standard per poi farci sopra delle analisi. Come sempre la chat è aperta, potete intervenire sia attraverso l'audio che attraverso le domande, cercheremo di rispondere in tempo reale. Allora, in estrema sintesi, abbiamo pensato di organizzare il tempo a nostra disposizione provando a rispondere a questi punti che sono qui sintetizzati. Daremo alcune definizioni molto rapidamente, semplicemente per allinearci anche su determinate appunto nozioni, quindi vedremo rapidamente cosa si intende per analisi di bilancio, perché è utile riclassificare il bilancio e appunto quali sono le diverse metodologie che si possono utilizzare. Quali sono le possibili fonti? Ho già dato un accenno, oggi parliamo del bilancio civilistico, ma in realtà è possibile riclassificare qualunque struttura contabile, anche di soggetti che non hanno l'obbligo del deposito, di soggetti stranieri o di soggetti che hanno semplicemente che mettono a disposizione soltanto delle informazioni parziali. Vedremo cosa serve per riclassificare un bilancio, quindi quali sono un po' le domande che l'analista o comunque l'esperto deve farsi un po' a monte prima di iniziare l'attività di riclassificazione. E poi andremo, e lo faremo direttamente con l'ausilio della piattaforma, a vedere proprio un caso reale di un bilancio civilistico. Vedremo come riclassificarlo, come ricondurlo appunto a degli schemi di riferimento e soprattutto andremo a vedere che una cosa molto importante, cioè ovvero che la riclassificazione non è mai, come si può dire, non segue mai un approccio standard unico che va bene per tutti, ma ci sono una serie di scelte che a seconda della fonte, a seconda degli obiettivi di analisi, l'analista deve prendere. Chiaramente queste scelte vanno a influenzare alcuni aggregati che sono importanti poi per le analisi che ne conseguono. Immaginiamo i livelli di marginalità, l'EBITDA, immaginiamo l'indebitamento, quindi la posizione finanziaria netta, che chiaramente dipende da una serie di scelte. E sulla base di queste scelte poi derivano alcune considerazioni, quindi sulla capacità dell'azienda di generare ricchezza o comunque di avere un profilo economico di un certo tipo, piuttosto che sulla capacità di indebitamento. Sapete, in particolare questi due aggregati sono estremamente importanti laddove appunto, per esempio, si volesse andare a valutare qual è il valore aziendale, piuttosto che la capacità di indebitamento o quant'altro. Vedremo poi come gestire alcuni casi speciali. Per casi speciali intendiamo quelle situazioni in cui la fonte non mette a disposizione dei dati strutturati in un modo tale da avere già a disposizione il massimo contenuto informativo. Faccio un esempio: alcuni prospetti che hanno il totale debiti, ma non hanno il di cui a breve termine e a medio lungo termine, ma magari hanno soltanto una delle due voci. Quindi in quel caso bisogna un po' fare delle considerazioni. O altre casistiche che andremo a vedere, soprattutto quando. E questo è particolarmente vero per i bilanci abbreviati, le informazioni di dettaglio su totale debiti e crediti non sono disponibili nel prospetto contabile. Abbiamo già accennato al tema della personalizzazione dei criteri di classificazione, ma lo rivedremo con alcuni esempi specifici anche per vedere proprio effettivamente qual è l'impatto poi sui risultati. E poi faremo un paio di simulazioni sperando che il tempo a disposizione sia sufficiente.
su appunto sulla elaborazione di classificazione dei piani, diciamo, dei prospetti contabili che sono estratti da principali sistemi di gestione o anche ERP. Quindi immaginiamo di scaricare appunto da un sistema Zucchetti, che come sapete è il nostro partner con cui siamo integrati, ma anche da altri sistemi come di gestione, come quelli di Ten System, VaultScreener, Sistemi o quant'altro. Immaginiamo di scaricare il file della struttura contabile valorizzata e di volerlo rielaborare, riclassificare, riconducendo appunto quella fonte al nostro standard di riferimento. Questa operazione vedremo che è fattibile in tempo reale attraverso una procedura molto molto semplice. E la stessa cosa è chiaramente fattibile per tante altre fonti che in qualche modo andremo rapidamente a vedere. Anzi, partirei rapidissimamente da questo punto, e cioè dalla descrizione di quali sono le possibili fonti dati che l'analista si può ritrovare a dover riclassificare. Qua vedete due esempi. I due esempi sono riportati anche all'interno del nostro manuale. Poi vi daremo i riferimenti per raggiungere le pagine. Sono rappresentate qua le due colonne in cui a sinistra ci sono tutte le fonti che in particolare Linus, diciamo, sono fonti standard e pertanto, essendo standard, Linus le riconosce sia in termini di upload, quindi consente il caricamento automatico, sia in termini di riclassificazione automatica. Per fare alcuni esempi, i prospetti XBRL scaricati dal registro imprese, che possono essere relativi a soggetti che depositano il bilancio in forma abbreviata o bilanci ordinari oppure i consolidati, una serie di prospetti che mette a disposizione Cerved. Voi sapete che Linus è integrato, quindi è possibile scaricare i bilanci sia dal registro imprese che da Cerved in tempo reale, e quindi i relativi prospetti, quindi la parte numerica del bilancio che vengono messi a disposizione, possono essere, anzi sono sicuramente scaricati e riclassificati in tempo reale. Così come i prospetti che vengono fuori da Infonet, questo è un aspetto particolarmente rilevante, soprattutto per diciamo, i nostri clienti che operano in ambito bancario, quindi è uno di quei formati che appunto all'interno delle banche viene molto utilizzato, e Linus lo rielabora in tempo reale sia come input che come output. Ho accennato all'integrazione con Zucchetti, no? Che quindi consente a tutti i commercialisti che utilizzano il sistema Zucchetti, sia esso Ago o Omnia, di trasferire in tempo reale la situazione contabile aggiornata a quel momento a Linus e quindi ottenere immediatamente un'analisi completa. E poi ancora dei formati di soggetti stranieri, siamo integrati anche con Informa, che è un principale, diciamo, provider spagnolo, per cui tutte le analisi delle aziende spagnole possono essere elaborate in tempo reale, in realtà possono essere prelevate anche da Accessore, che è un altro fornitore, e così via per altri formati che sono qui elencati. In realtà la colonna di sinistra, come dicevo, rappresenta solo un sottinsieme dei possibili prospetti contabili, perché ci sono molti altri di altri sistemi, o poi c'è tutto il mondo diciamo, dei prospetti che non corrispondono a nessuno standard. Immagino ad esempio quelli elaborati su Excel dai consulenti o dai professionisti. Ecco, qualunque sia la fonte, qua nella colonna di destra sono rappresentati alcuni esempi, è sempre possibile effettuare il caricamento in Linus in tempo reale. La riclassificazione soltanto la prima volta, l'utente la dovrà fare manualmente, poi la potrà salvare e richiamare per una fase successiva. Proprio per questo, per poter gestire il 100% dei casi, abbiamo deciso di organizzare questo webinar per far vedere esattamente come fare questa operazione. Andiamo adesso rapidamente ad alcune definizioni, e per recuperare appunto le definizioni faccio riferimento al manuale. In particolare, il manuale è raggiungibile anche, lo faccio vedere al volo per chi magari non l'avesse visto, anche dalle homepage diciamo, dei siti di accesso a Linus, semplicemente cliccando sul link, o poi diciamo, dopo l'accesso cliccando sul pulsantino guida. Quindi si accede sempre a questo manuale, che contiene tantissime informazioni, e in particolare adesso vediamo le informazioni relative appunto all'analisi di bilancio. Che cos'è un'analisi di bilancio? Non è altro che un insieme di elaborazione, di riorganizzazione dei dati della fonte, no? Che vengono effettuati per poter meglio, dando una definizione molto ampia, comprendere il profilo economico, patrimoniale e finanziario di un soggetto economico. Può essere chiaramente un'impresa, una ditta, ma potrebbe essere anche un'unità locale o qualunque altra cosa. E questa analisi è necessario generalmente farla su uno o più periodi contabili. Attenzione, ho detto periodi contabili e non anni, perché il periodo contabile può essere anche riferito a un mese, a un trimestre, a un semestre e così via.
E sottolineo che l'analisi di bilancio viene effettuata per, appunto, per comprendere il profilo economico, patrimoniale e finanziario. C'è un'analisi di bilancio che prescinde in qualche modo dall'elaborazione del rendiconto finanziario, generalmente è un'analisi in qualche modo monca, perché, come abbiamo visto in varie occasioni, gran parte delle informazioni o dei controlli possono essere tirate fuori appunto dal rendiconto finanziario. Generalmente, riclassificando una qualsiasi fonte su una struttura di conto economico con certe caratteristiche, su una struttura di stato patrimoniale con certe caratteristiche, è possibile con il metodo indiretto elaborare in tempo reale anche il rendiconto finanziario. Questa è un'operazione che chiaramente Linus fa in tempo reale. Quindi, qualunque sia la fonte, una volta che caricate il Linus e riclassificata, consente all'analista di avere a disposizione anche appunto il rendiconto finanziario in tempo reale. Allora, quindi questo è un po' il primo punto. Per effettuare un'analisi di bilancio è necessario avere un po' le idee chiare di quello che si vuol fare, sia in termini di contenuto informativo che si intende estrarre, ma soprattutto in termini di prospetto di riferimento a cui si vuole tendere effettuando la riclassificazione. Mi spiego meglio: schemi di riclassificazione ce ne sono tantissimi, alcuni sono più utilizzati, alcuni meno, ma la variabilità è molto elevata. È importante che l'analista abbia chiaro qual è lo schema a cui vuole tendere, quindi a cui vuole, nel quale vuole, diciamo, convertire tutte le informazioni che ha all'interno della fonte. Del resto, anche il bilancio civilistico, se vogliamo, anzi, sicuramente è un bilancio riclassificato perché parte dal piano dei conti e riorganizza le voci presenti nel piano dei conti in una struttura che viene definito bilancio civilistico, quindi dove c'è un conto economico e uno stato patrimoniale. L'analista analizzare un'impresa, quindi comprendere il profilo economico, patrimoniale e finanziario di un'impresa partendo soltanto dal civilistico, non è agevole, è molto complicato, semplicemente perché le righe a disposizione sono molte. Adesso io vado direttamente a vedere un esempio di prospetto contabile. Lo vediamo, che sicuramente tutti quanti conoscete, lo riconoscerete qui. Quindi sulla sinistra c'è la sezione del prospetto contabile che è contenuta all'interno del bilancio relativo al conto economico, sulla destra c'è quello relativo allo stato patrimoniale. Dicevo, la riclassificazione consiste nel prendere queste voci e riportarle all'interno di uno schema di conto economico e stato patrimoniale sintetico, dove si conosce qual è il contenuto informativo che in qualche modo si vuole estrarre. E la riclassificazione in uno schema di riferimento consente di elaborare alcune voci che non sono, ad esempio, presenti nel civilistico. Faccio un esempio sopra tutti: l'EBITDA non è una voce presente nel bilancio civilistico, è una voce che viene calcolata stabilendo quali sono le voci di ricavi e le voci di costo e come differenza ottenendo l'EBITDA. Quindi riclassificare, per esempio, vuol dire poter ottenere un EBITDA calcolato in un certo modo e che quindi poi mi consente di fare ulteriori valutazioni. La stessa cosa per la PFN: la posizione finanziaria netta, data la differenza tra debiti finanziari e liquidità, non è una voce presente nello stato patrimoniale del bilancio, è una voce che va calcolata e, come vedremo, il calcolo può dipendere da alcune considerazioni che soltanto l'analista può fare. E allora diventa importante, abbiamo visto le possibili fonti perché in qualche modo è importante riclassificare un bilancio, andiamo a vedere quali sono i possibili schemi di riferimento e per farlo prendiamo un attimino come riferimento uno dei possibili schemi che si ha a disposizione. Allora, innanzitutto è importante diciamo, fare un'altra premessa, cioè che generalmente quando si tende a riclassificare un bilancio, comunque a creare uno schema di riclassificazione, si tende diciamo, ad aggiungere una serie di informazioni che sono utili per quello specifico caso. È un'attività che ha assolutamente senso, ha senso farlo soprattutto quando l'interesse dell'analista è quello di concentrarsi su una singola posizione. Laddove invece si ha necessità di analizzare, come voi stessi avete indicato nel questionario, parecchie situazioni, parecchi bilanci alla settimana o al giorno, comunque sia un'attività massiva, allora diventa particolarmente rilevante in qualche modo avere uno schema di riclassificazione di destinazione che sia uno standard che consente di gestire la maggior parte delle casistiche. Questo non vuol dire poi perdere il contenuto informativo legato al dettaglio, quindi alle singole voci che sono state inserite all'interno dello schema di riclassificazione, ma bisogna mantenere il collegamento. Vedremo in un attimino come ha senso farlo, però appunto senza alterare la struttura standard dello schema di riclassificazione di destinazione.
Perché è importante mantenere lo schema di destinazione standard? Perché nel momento in cui voglio fare dei confronti, ad esempio, se ho riclassificato le diverse fonti allo stesso modo, questo confronto lo posso fare. Piuttosto che se io vado a vedere un'analisi che deriva da un certo schema di riclassificazione, il fatto di conoscere qual è lo schema standard di riclassificazione a monte mi mette in condizione di sapere a priori la logica che c'è dietro il calcolo di un determinato indice. Basti pensare, siete tutti esperti a ROI piuttosto che a ROS, piuttosto che all'Enterprise Value, cioè se io so cosa ho messo all'interno delle singole poste, capisco anche qual è il significato dell'indice, dell'indicatore o delle sintesi che ne derivano. Allora, vediamo il conto economico classico che generalmente diciamo, noi consideriamo come conto economico di base su cui diciamo, impostare la riclassificazione e successivamente lo stato patrimoniale e poi andiamo a fare la simulazione sul bilancio civilistico. È uno schema molto semplice, lo vediamo rapidamente e poi ci ritorniamo. La prima voce riporta i ricavi, vedremo tra un secondo che all'interno della voce ricavi si possono riclassificare più voci del bilancio civilistico, a cui vengono sottraendo i consumi dati da acquisti e variazioni rimanenze, si ottiene il valore aggiunto, posta estremamente importante perché consente di capire appunto quanto il ciclo produttivo, l'attività aziendale aggiunge, no, in termini di valore alle risorse utilizzate per la produzione, quindi di fatto alle materie prime. Successivamente, in assenza di altre informazioni legate alla caratteristica dei costi, quindi se sono fissi o variabili, lo schema classico prevede di sottrarre appunto le voci che generalmente nel bilancio civilistico fanno riferimento a costi collegati alla gestione caratteristica. Non è sempre così, poi vedremo che si possono fare delle rettifiche, però sicuramente la maggior parte di questi costi hanno a che fare con la gestione operativa, quindi sottraendo servizi, godimento beni terzi e personale, si ottiene il totale dei costi operativi, no? Che sottratti insieme ai consumi ai ricavi forniscono quella famosa prima voce importantissima che è l'EBITDA, quindi il margine operativo lordo. Vedremo, sottolineerò parecchie volte che il margine operativo lordo o EBITDA dipende da alcune riclassificazioni e quindi da alcune scelte che fa l'analista e vedremo come possono essere verificate, eventualmente modificate per ottenere il risultato che ci si attende. Lo dico solo per gli utenti Linux, c'è una voce, altra gestione operativa, che serve di fatto come contenitore, no, di eventuali delta che ci sono tra gli EBITDA calcolati su diversi schemi che possono essere influenzati da diverse riclassificazioni. Ad ogni modo, non voglio entrare adesso in questo dettaglio, però il concetto è che tutti gli schemi di conto economico Linux alla fine devono avere, indipendentemente dalla riclassificazione, lo stesso EBITDA. Non è possibile che uno schema sia riclassificato in un modo e fornisca un EBITDA, l'altro schema riclassificato allo stesso modo di un EBITDA diverso. Per questo è necessario, ma è ben indicato nella nota che si attiva mettendo il mouse sulla I, è necessario un conto serbatoio che consente eventualmente di fare la gestione di eventuali differenze. Togliendo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni si arriva all'EBIT. Poi c'è altra gestione, diciamo, ricavi oneri di diversi di gestione, quindi dove dovrebbero andare a essere riclassificate tutte le voci che sono appunto ricavi e costo, ma che in realtà non fanno parte della gestione caratteristica dell'azienda. E si arriva quindi a un utile, quindi dal concetto di margine passiamo al concetto di reddito di utile ante gestione finanziaria straordinaria, chiaramente sottraendo, cioè, o aggiungendo la gestione finanziaria e la gestione straordinaria. Si ottiene un reddito ante imposte, tolte le imposte, si arriva a un reddito netto. Quindi uno schema molto semplice, ma che in realtà consente di diminuire, se vogliamo, il numero di righe delle fonti a poche righe che hanno un significato molto chiaro, dove c'è appunto un valore aggiunto, un EBITDA e un margine prima delle imposte, fondamentalmente, e quindi di poter più facilmente isolare quello che è il risultato della gestione operativa da quello che è altra gestione accessoria rispetto al core business dell'azienda. Chiaramente. Questo schema ancora è un po', se vogliamo, privo di alcuni contenuti informativi che sono estremamente importanti per certi livelli di analisi. Per esempio, manca un margine di contribuzione. Per arrivare al margine di contribuzione, voi sapete che è necessario saper, diciamo, identificare se un costo è fisso o variabile. Allora, Linus, chiaramente,
mette a disposizione la possibilità di riclassificare qualunque fonte allo schema cosiddetto per valore aggiunto e margine di contribuzione, però si presuppone il fatto, si fanno delle ipotesi in automatico, ma si presuppone il fatto che l'analista sia in grado, chiaramente accedendo alle informazioni accessorie, di distribuire correttamente e adeguatamente la struttura, scusate, i costi tra costi fissi e costi variabili. Effettuato questo lavoro, chiaramente il margine di contribuzione fondamentale, per esempio, per l'analisi di break-even e quant'altro, è corrispondente a quello che effettivamente è la situazione aziendale. Qualora invece si facessero delle approssimazioni, come è normale che vengano fatte in automatico dalla piattaforma, o in qualche modo appunto questa distribuzione tra costi fissi e variabili non fosse assolutamente allineata alla realtà aziendale, chiaramente il contributo informativo del margine di contribuzione non sarebbe adeguato, ma rimarrebbe valido diciamo, il significato dell'EBITDA, che chiaramente contiene sia i costi fissi che i costi variabili. Detto in altre parole, laddove conosco perfettamente o sono in grado di distribuire perfettamente i costi tra fissi e variabili, chiaramente ho un livello di informazione in più che è dato dal margine di contribuzione e quindi da tutte le analisi che ne derivano. Laddove non fossi in grado di farlo, per esempio facendo una riclassificazione automatica in un bilancio civilistico, so che l'EBITDA è la prima voce di marginalità che ha un significato dopo quella del valore aggiunto. Tra lo schema classico e quello gestionale, vedete che dall'EBITDA in poi i due schemi sono assolutamente identici. Nota importante per poi vedere come gestire la riclassificazione con intervento manuale: nello schema Linus i costi sono presentati col segno meno, no? Questo è importantissimo perché alcuni schemi riportano, per esempio, che la voce acquisti è un costo, ti mettono il meno davanti, però ti fanno visualizzare il valore in valore assoluto. Invece, negli schemi Linus i costi vengono rappresentati tutti col segno meno. Questo è importantissimo. Vado rapidamente sullo stato patrimoniale per liquidità. Quindi, riclassificare un bilancio civilistico vuol dire prendere la struttura del conto economico del civilistico, lo rifaremo tra un secondo, e ricondurla a uno schema di conto economico definito come standard. Noi vedremo lo standard del valore aggiunto e margine di contribuzione, poi prendere lo stato patrimoniale e riorganizzarlo. La riorganizzazione dello stato patrimoniale allo stesso modo può avvenire secondo diverse modalità. Linus riclassifica in diversi modi lo stato patrimoniale con maggiori o minori dettagli a seconda delle esigenze. I due schemi principali sono quello per liquidità e quello a fonte e impieghi. Quello per liquidità prevede queste voci, quindi la liquidità immediata, che non è altro che la liquidità disponibile a livello di conto corrente, le liquidità differite che sono date da crediti clienti, rimanenze e altri crediti a breve termine. Quindi il concetto della riclassificazione per liquidità ha a che fare chiaramente con la liquidità, con la liquidabilità delle voci appunto dell'attivo e del passivo. Quindi vedendo l'attivo e seguendo questo criterio di liquidabilità, vediamo prima la liquidità immediata, poi le liquidità differite che sono date da crediti clienti, rimanenze e altri crediti a breve, e poi l'attivo immobilizzato che sono date dagli altri crediti a lungo termine, quindi, e dalle immobilizzazioni al netto del fondo di ammortamento. Chiaramente questa riclassificazione Linus la fa in automatico sulla base del modello di riclassificazione che viene impostato. Per quanto riguarda il passivo, chiaramente prima ci sono le passività correnti dove vengono elencati i primi debiti fornitori, i finanziamenti a breve e gli altri debiti a breve termine. Vedremo tra un secondo cosa c'è dentro la voce altri debiti a breve termine. E successivamente le passività consolidate, quindi con i finanziamenti a medio lungo termine, gli altri debiti a medio termine e i fondi. E poi il patrimonio netto, che è chiaramente la parte più del passivo più a medio lungo termine. Lo schema estremamente probabilmente fondamentale, il più importante per capire l'impresa e per poi poter calcolare correttamente una serie di aggregati e quindi anche il rendiconto finanziario, è quello cosiddetto a fonte impieghi, dove di fatto tra le fonti inseriamo il patrimonio netto, no? Esattamente come nel bilancio civilistico, parto dal basso, e la PFN, no? PFN che è data da totali debiti finanziari al netto della liquidità. Vedremo che a secondo, ed è uno dei punti forti, diciamo, dei punti su cui vogliamo ragionare insieme all'interno di questo webinar, a secondo di quello che viene riclassificato all'interno delle voci finanziamento a medio e lungo termine e a breve termine, chiaramente il valore della PFN varia e può variare anche in maniera estremamente significativa.
Questo consente di capire da dove provengono le risorse, quindi le fonti, o dalla proprietà, patrimonio netto, oppure dal sistema, no, dal sistema, perché chiaramente in questo caso vuol dire che l'azienda si è indebitata verso il sistema bancario, verso altri soggetti. Come vengono impiegate queste fonti? In attivo fisso netto, voce identica a quella del bilancio civilistico e anche del riclassificato per liquidità, e nel circolante. Circolante che può essere caratteristico, cioè se quindi legato a crediti clienti, debiti fornitori al netto delle rimanenze, scusate, crediti clienti più rimanenze al netto dei debiti fornitori, e il circolante non caratteristico dato da altri crediti più altri debiti. I fondi poi vengono inseriti qui per la quadratura. Ricordo, e adesso andiamo dritti alla riclassificazione, che nello schema fonti impieghi, allora le voci debiti fornitori, altri debiti, fondi e liquidità sono tutte presentate col segno meno. Questo è importantissimo perché in alcuni casi, soprattutto per i meno esperti, questa cosa può creare qualche livello di complessità, no? Allora, il rendiconto finanziario è una conseguenza, se calcolato con metodo indiretto, del conto economico gestionale e del conto e dello stato patrimoniale fonte impieghi. Quindi è calcolato con il metodo delle differenze, quindi si parte dal reddito netto, si aggiungono e si sottraggono tutte le poste economiche di natura non finanziaria, quindi ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, e poi si inseriscono i delta, cosiddetti delta patrimoniali, quindi aumento o diminuzione crediti clienti, aumento o diminuzione rimanenze, aumento o diminuzione debiti fornitori, per arrivare al cash flow operativo, dato dal circolante caratteristico. Dopodiché si sommano appunto i delta relativi ad altri crediti, altri debiti e fondi, per arrivare al cash flow operativo. Poi, e quindi che diciamo il primo flusso importante da andare a identificare, no? Perché se vogliamo anche forse la voce più importante da guardare all'interno dell'analisi del bilancio, perché l'azienda che è in grado di generare cassa operativa è sicuramente un'azienda che ha degli elementi estremamente positivi, anche se va detto che un'azienda con cash flow operativo limitato, addirittura negativo, non è detto che vada male, ma chiaramente questa caratteristica può derivare da altri aspetti, per esempio un forte, diciamo, trend di crescita o quant'altro. Secondo flusso importantissimo è quello di attività di investimento, dato chiaramente dal delta dell'attivo fisso netto, che include chiaramente anche i fondi di ammortamento. E l'altro elemento, l'altro flusso importantissimo, è quello che deriva dalle attività di finanziamento, quindi il delta dei debiti finanziari e fondamentalmente i delta patrimoniali. La somma dei tre aggregati, quindi dei tre flussi, cash flow operativo, cash flow attività di investimento e di finanziamento, dà chiaramente la variazione netta di cassa che deve, tra virgolette, battere, quindi quadrare con la cassa iniziale del bilancio e la cassa finale. Quindi cassa iniziale del bilancio che equivale, nel caso della chiusura al 31-12 di un anno, alla liquidità disponibile al 31-12 più variazione netta di cassa, mi deve dare la cassa finale. E questo chiaramente è un controllo che va fatto sempre in tempo reale. Allora, io in questo momento non vedo delle domande, quindi se è tutto chiaro, vado avanti con poi l'analisi di un caso reale che andremo a guardare all'interno di Linus. Adesso lo dico per chi so che ci sono collegati alcuni nostri clienti che utilizzano delle soluzioni corporate dedicate. Adesso utilizzeremo una configurazione Linus leggermente diversa. I profili che avete voi vi consentono di fare le operazioni addirittura in maniera più snella, più rapida, quindi con alcune particolarità in più. Quindi se trovate le differenze rispetto al sistema a cui siete abituati, sappiate che appunto deriva semplicemente da una diversa configurazione del servizio e nel vostro caso è sicuramente più potente, ha meno limitazioni. Quindi noi adesso facciamo questa simulazione con un profilo Linus Premium, che è quello che hanno tutti i nostri utenti che accedono al portale facciamoparlarebilanci.com, accediamo al nostro sistema e andiamo, dato che vogliamo lavorare sulle riclassificazioni, non soltanto visualizzare i dati, quindi vogliamo effettivamente cambiare, fare le rettifiche e quant'altro, andiamo nella nostra area riservata dove troviamo soltanto le analisi su cui lavoriamo noi, eventualmente con il nostro team dedicato. Andiamo a prendere un'azienda reale, a cui ho semplicemente modificato il nome, soltanto così per evitare di utilizzare un nome specifico, e andiamo a vedere la nostra
analisi di bilancio, e in particolare andiamo a guardare subito quelli che sono gli schemi che un attimo fa abbiamo visto sul PowerPoint. Quindi già quel lavoro di riclassificazione è stato fatto e ve lo faccio vedere rapidamente, anche se adesso non ci soffermiamo. Quindi sulla sinistra voi vedete il prospetto contabile che avevamo visto all'interno del bilancio civilistico, che è stato prelevato, elaborato, è stato estratto il formato elettronico di quel prospetto contabile e caricato in automatica all'interno di Linus e viene riproposto sulla sinistra esattamente così com'è nella fonte. Linus non può modificare in alcun modo tutto quello che vedete da questa colonna sotto descrizione fino a tutto quello che c'è sotto il periodo contabile dicembre 2016, proprio perché la fonte è sacra, non può essere modificata, possono essere eventualmente modificate da analisi a valle. Linus in automatico cosa fa? Gli accoppia delle voci di riclassificazione che fanno riferimento agli schemi di prima. Quindi noi adesso andiamoci a vedere rapidamente i nostri schemi di riclassificazione e poi entriamo nuovamente nel merito del come creare questo accoppiamento laddove si volesse fare un'attività manuale. Allora, adesso dicevo prima, non so se ci avete fatto caso, che la cosa importante che bisogna fare quando si riclassifica un bilancio e puntare ad uno standard, perché lo standard mi consente di gestire orizzontalmente diverse casistiche. E le motivazioni per cui è importante mantenere lo standard sono tante. Immaginate, come dicevo, un benchmark che voglio fare tra diversi soggetti. Se li riclassifico con schemi totalmente diversi, poi mi manca la possibilità di confrontarli. Immaginate a tutti coloro che, per esempio, hanno bisogno di gestire dei covenants nei confronti di controparti. La cosa ideale, in qualche modo, è sapere se quel tipo di covenants. Quindi sapere che il covenant risponde a determinati criteri che poi devono essere, diciamo, ripetuti in qualche modo sulla riclassificazione dei dati con i quali effettuo il confronto. Quindi, diciamo, maggiore il livello di standardizzazione, maggiore è la possibilità di gestire la complessità. Però dicevo allo stesso modo che non bisogna mai perdere il collegamento tra lo schema riclassificato e il dato della fonte. Allora, ricordate che questo è lo schema a cui siamo arrivati dopo la riclassificazione. La domanda qui potrebbe essere: sì, ma cosa c'è dentro questi 9.695.000 euro di ricavi al dicembre 2016? Beh, in questo caso è importante, poi lo facciate con Linux o con altri sistemi, va bene, ma è importante sapere che posso vedere quali voci sono state riclassificate esattamente all'interno di quel saldo. Quindi cliccando sopra la voce ricavi vedo che in questo momento, in questa riclassificazione di default, io ho inserito soltanto i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma perché non inseriamo anche la 5? Tra un secondo facciamo anche questo esempio, chiaramente è possibile, e il fatto di seguire un modello di riclassificazione o un altro dipende semplicemente dalle scelte che l'utente vuole effettuare, che chiaramente poi si può anche salvare e quindi recuperare poi successivamente. Gli acquisti, variazioni, rimesse e consumi, abbiamo visto lo schema, valore aggiunto e così via. Adesso siamo, se vogliamo, un attimino in una fase già a valle del processo in cui abbiamo già effettuato la riclassificazione. Vediamo attraverso la visualizzazione dello schema dettagliato qual è il collegamento che c'è tra lo schema di riclassificazione classico in questo caso e le voci del bilancio civilistico. Allora, nella voce ricavi ci sono soltanto i ricavi delle vendite e delle prestazioni, non ci sono rettifiche, scusate, le rettifiche, questo lo sanno, torno un attimo indietro, lo sanno i nostri clienti, i nostri utilizzatori, consentono di effettuare delle simulazioni modificando i dati, no? Quindi se per esempio volessi svalutare un credito piuttosto che fare determinate operazioni, posso utilizzare queste colonne in rettifica e effettuare la variazione. Quindi quando vado a visualizzare gli schemi dettagliati, chiaramente eventuali rettifiche effettuate dall'utente vengono inserite in un apposito saldo. Quindi vediamo esattamente attraverso lo schema sintetico quali sono le voci della fonte del bilancio civilistico ordinario, in questo caso inserite all'interno dello schema di riclassificazione. Quindi sotto ricavi, in questo caso abbiamo messo soltanto ricavi delle vendite e delle prestazioni, sotto gli acquisti soltanto il B6 acquisti, sotto le variazioni rimanenze abbiamo messo la 2 e la 3 che sono variazioni rimanenze di prodotti e dei lavori in corso e poi come voce di costo la variazione rimanenze delle materie prime, in modo tale da ottenere attraverso i saldi delle due voci precedenti appunto i consumi. In questo schema di conto economico, sotto i servizi vengono messi chiaramente i servizi. L'associazione è banale, ma perché a questo livello non si ha nessuna conoscenza
sulla tipologia di costi, quindi non si sa se è un costo fisso o variabile, quindi lo schema classico consente di non doversi porre un po' questo problema e di mettere in evidenza i saldi così come sono nella fonte, se si tratta di bilancio civilistico. Godimento beni terzi mantiene l'accoppiamento, così come i costi del personale, fino ad arrivare, abbiamo detto, al totale dei nostri costi operativi e quindi alla determinazione dell'EBITDA, dato come B più C più X, che se vedete esattamente ricavi meno tutti i costi che abbiamo identificato fino ad ora. Si tolgono gli ammortamenti, quindi sotto gli ammortamenti abbiamo ammortamenti beni immateriali, materiali. Vedete qua in questo caso, in questa riclassificazione, c'è svalutazione delle immobilizzazioni. Qualcuno potrebbe dire: ah, ma perché questa voce non la inseriamo all'interno del saldo 4.3? In quel caso è assolutamente fattibile, questo è uno degli esercizi che ha senso fare, o che potrebbe aver senso fare, quindi basta prendere questa voce, andare a scegliere, no? La voce di classificazione e svalutazione, automaticamente l'analisi viene riaggiornata. In questo caso il saldo è zero, quindi chiaramente non si apprezza una differenza sul valore. Quindi vedete in questo caso che tutte le svalutazioni a questo punto stanno sotto il 4.3. Abbiamo detto che tutte le voci di costi e ricavi che non hanno a che fare con la gestione caratteristica sono inserite nel saldo 4.4, quindi altri ricavi e oneri diversi di gestione. Vedete, altri ricavi mantiene il segno, chiaramente perché è una voce positiva, mentre oneri diversi di gestione ha un segno negativo in quanto chiaramente è una voce di costo. E poi sotto i proventi di oneri finanziari e le rettifiche delle attività finanziarie all'interno di gestione finanziaria. Nella gestione straordinaria vengono inserite appunto eventuali incrementi delle mobilizzazioni, i proventi e oneri straordinari, e poi nelle imposte, chiaramente le imposte d'esercizio. Quindi questo consente, in altri termini, di vedere, una volta terminata la riclassificazione, cosa è stato inserito in tutta la struttura all'interno del conto economico, e vediamo rapidamente anche di stato patrimoniale. Anche in questo caso valgono le stesse regole di prima. Possiamo andare a cliccare sullo schema sintetico per vedere quali sono le voci che vengono inserite all'interno di ciascun saldo, e in particolare, come vedete, sotto le voci iniziali, quindi immobilizzazione e quant'altro, sono corrispondenti a quelli del civilistico. Poi ci sono i crediti clienti, anche in questo caso corrispondono, i debiti fornitori, le rimanenze, dove sono anche inserite le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita. E dopodiché, negli altri crediti, vedete, ci sono tutte queste voci che sono voci appunto legate a crediti verso controllate, collegate, controllanti, crediti tributari, crediti per imposte e così via, fino a rete riscontri. Negli altri debiti ci sono, diciamo, tutti i debiti che non hanno natura finanziaria. E un'altra delle rettifiche che sicuramente può aver senso fare è inserire i debiti per obbligazioni, che in questo caso sono zero, all'interno della posizione finanziaria netta, quindi riclassificarli non come altri debiti, ma come debiti verso, diciamo, debiti finanziari, come finanziamenti a medio e lungo termine, generalmente piuttosto che a breve. E così via. Quindi i fondi includono queste due voci: fondi rischi e TFR, capitale sociale, riserve, e comunque tutte le voci del patrimonio netto sono identiche a quelle che ci sono nel civilistico, fino ad arrivare poi appunto ai finanziamenti a medio e lungo termine, che includono in questa riclassificazione di base appunto i debiti verso banche, e la liquidità in fondo, che è data dal C4, disponibilità liquide. Allora, questo lavoro di qua è chiaramente un lavoro che richiede un certo livello di arrivare a questo risultato richiede un certo livello di conoscenza e anche di manualità, diciamo, di abilità a utilizzare determinati sistemi o eventualmente un Excel. Vedremo adesso come è possibile raggiungere lo stesso risultato appunto attraverso il menu di riclassificazione Linux, e poi soprattutto come questo risultato viene di fatto totalmente automatizzato dal sistema, lasciando però sempre all'utente, l'abbiamo visto prima, no? Cliccando sulle opportune voci, la possibilità di modificare, no? I propri criteri di riclassificazione, scegliendo quelli che ritiene più opportuni. Per esempio, se l'obiettivo fosse quello di riclassificare i debiti per obbligazione all'interno della PFN, basterebbe modificare in questo modo, no? Come ho fatto, quindi selezionare la voce finanziamenti a medio e lungo termine e effettuare l'aggiornamento. Per arrivare a questo risultato, no? Quindi sia in termini di schema sintetico che
ed è collegato al precedente in termini di schema dettagliato, bisogna entrare nel motore Linux e quindi andare a vedere la riclassificazione. Quindi immaginiamo in questo caso di fare un esercizio di questo tipo. Partiamo con un caricamento di una situazione senza chiedere a Linux di effettuare la riclassificazione automatica, no? Ci troveremmo in una situazione di questo genere, in cui abbiamo un prospetto a sinistra, no? Con tutte le singole voci di conto economico e stato patrimoniale, no? Però Linus non saprebbe come andare a collegare queste singole voci con gli schemi di conto economico e stato patrimoniale, no? Ripeto, sulle fonti ufficiali note che provengono da database che sono conosciuti, quindi con una struttura standard, la riclassificazione automatica, però l'utente si può sempre ritrovare in una condizione in cui deve farlo manualmente perché almeno la prima volta e poi salvare il modello perché non conosce, perché Linus non ha mai visto quel tipo di struttura, no? Allora, in quel caso l'operazione da fare è molto semplice e viene assistita anche da un box di controllo, cioè dobbiamo andare a prendere le singole voci, per esempio immobilizzazioni immateriali, e andarle a riclassificare. Vi ricordate lo schema fonte impieghi? Abbiamo detto, lo faccio rivedere un secondo, abbiamo detto che dobbiamo riclassificare la fonte riconducendola a questo schema di riferimento. Quando andiamo a riclassificare l'attivo fisso netto, ci dobbiamo ricordare che le voci previste dallo schema di destinazione sono immobilizzazione immateriale, finanziaria e immateriale, ed eventualmente fossero presenti i fondi. Quindi, andando qui, dovremmo andare a prendere immobilizzazioni immateriali, mantenere il segno, perché chiaramente più è nella fonte e più deve essere visualizzato nello schema di riclassificazione, e selezionarlo. Successivamente andare a prendere, ad esempio, immobilizzazioni immateriali, stesso segno, e così via. Ora, io, dato che il tempo comunque purtroppo non è sufficiente per fare in dettaglio questa cosa, vi faccio vedere questo primo passaggio e poi ricarico automaticamente la riclassificazione default e ragioniamo sui risultati. Allora, vedete che dopo aver selezionato delle voci e effettuato il clic su aggiorna, vengono evidenziate le voci che vengono riclassificate. Facendo questa operazione su tutte le voci della fonte, alla fine devo riuscire a completare quegli schemi avendo certezza di non aver fatto errori. Linus com'è che mi aiuta? Mi dice: guarda, il reddito netto che era presente nella fonte, quindi il reddito che è presente nell'esercizio, è pari a questi valori per ciascun anno. Utilizzando le tue riclassificazioni, in questo momento non abbiamo riclassificato nulla del conto economico, il reddito netto che calcola Linus, quindi sulla base dei tuoi algoritmi, diciamo, delle tue associazioni, è zero, quindi chiaramente reddito netto calcolato meno reddito netto importato mi dà una differenza, quindi c'è un problema di allineamento tra il dato della fonte e la riclassificazione che è effettuato. Lo stesso controllo si fa sul patrimonio netto, cioè il patrimonio netto che è presente nella fonte e quello ricalcolato è fortemente differente perché in questo momento il patrimonio netto non l'abbiamo calcolato e quindi è zero, e così via. La stessa cosa, lo stesso confronto lo fa tra totale fonti e impieghi. Chiaramente, se i due numeri non sono allineati, si ottiene una squadratura che viene visualizzata, come in questo caso, da un triangolino rosso posto vicino al nome dell'analisi. Allora, immaginiamo di avere invece effettuato tutte le nostre riclassifiche puntuali e di avere quindi raggiunto questo risultato finale. Io rimetto di fatto la riclassificazione default per recuperare. Vedete, a questo punto il triangolino è verde, tutti i controlli quadratura sono ok, quindi ho un semaforo verde perché reddito netto calcolato e importato sono uguali, quindi la differenza è zero, patrimonio netto importato e calcolato sono uguali, quindi la differenza è zero, fonte e impieghi corrispondono e quindi va bene così. Vediamo però come viene effettuata l'associazione tra la fonte e gli impieghi. Crediti verso soci vengono emessi di default come altri crediti. Le immateriali vengono inseriti come immobilizzazione immateriale. Attenzione ad un aspetto importante: l'utente potrebbe scegliere di riclassificare le sottovoci, no? E quindi di togliere la riclassificazione dal totale per poi, no, mantenere il collegamento con un livello di dettaglio maggiore. Quindi, se io faccio questa operazione di riclassificazione. Ok, vedete, però è molto bello, però che cosa che può succedere, come in questo caso, che nella fonte non c'è una corrispondenza, e questo purtroppo accade molte volte, tra il totale e
La somma delle sottovoci, semplicemente perché i commercialisti a volte non le scrivono, i sistemi no, con cui vengono prodotti i bilanci non prevedono determinati controlli, quindi attenzione che tante volte la squadratura contabile può derivare proprio da un difetto a monte del bilancio, come in questo caso, e quindi dovete in qualche modo accontentarvi un po' del contenuto informativo che avete a disposizione. Noi diciamo sempre garbage in, garbage out, vuol dire che se il bilancio a monte è corretto anche formalmente, l'analisi che ne deriva è ricca di contenuti. Se il bilancio a monte è incompleto o errato, chiaramente Linus vi può aiutare soltanto a estrarre il massimo valore dalle informazioni che ho a disposizione. Quindi riapplico ancora una volta. Scusate, il fatto di avere una riclassificazione delle sottovoci, chiaramente a livello di stato patrimoniale, mi consente di andare a visualizzare un maggior livello di dettaglio. Quindi, se io clicco su immobilizzazioni materiali, non vedo più il saldo come vedevo prima del totale, ma vedrei il dettaglio delle sottovoci, le potrei gestire una per una. Chiaramente questo se i dati alla fonte fossero completi. Quindi riapplico un attimo la riclassificazione di default e vediamo quindi rapidamente quello che dovrebbe fare l'analista che vuole riclassificare manualmente un bilancio civilista. Quindi immobilizzazioni immateriali come immateriali, le materiali come materiali, le finanziarie come finanziarie. E diciamo, la parte di attivo fisso netto sarebbe completata in automatico. Le rimanenze, il saldo andrebbero riclassificate come rimanenze finali. Tenete conto che sotto il menu a tendina ritrovate esattamente la struttura di stato patrimoniale e di conto economico, divisa tra, quindi stato patrimoniale divisa tra impieghi e fonti e poi di conto economico, che è presente negli schemi di destinazione. Quindi è una guida importante per capire ciascuna voce della fonte, come può essere associata, quindi a quali sono le voci disponibili, no, nello schema di destinazione a cui posso collegare la voce della fonte. Quindi andando avanti, i crediti, e allora, come vedete ci sono le voci asteriscate che corrispondono a delle voci speciali che consentono di gestire le casistiche particolari. Su questo farò soltanto un accenno tra un secondo, poi all'interno del manuale c'è il dettaglio su come utilizzare tutte queste singole voci speciali che sono riportate in basso nel blocco delle voci di classificazione, diciamo, a seguire, rispetto appunto alle voci da utilizzare per riclassificare stato patrimoniale e conto economico. Sono parecchie e possono essere utilizzate per varie ragioni. Quindi diciamo che tutte, la cosa importante è che tutte le voci asteriscate non influenzano direttamente sulla riclassificazione principale, servono per gestire casistiche eccezionali o per completare alcuni schemi e quindi avere alcune informazioni poi distribuite all'interno dell'analisi. Quindi i crediti clienti sono riclassificati come crediti clienti, tutte le altre voci che avevamo visto prima, C2, C2.3 e così via, sono riclassificate come altri crediti, vi ricordate stesso segno perché i crediti sono nello schema fonte impieghi, sono riclassificati col segno più, le attività finanziarie sono riclassificate o possono essere riclassificate come altri crediti, la liquidità, attenzione, attenzione, vi ricordate che è una delle voci che va nella fonte, che insieme alla PFN, facendo la somma algebrica, insieme ai debiti finanziari, facendo la somma algebrica tra debiti finanziari e liquidità, si ottiene la PFN. Quindi la liquidità, che chiaramente è cassa disponibile, va riclassificata con il segno meno. Proprio per questo la voce da utilizzare è segno opposto. Tant'è vero che ricordate che nello schema di stato patrimoniale la liquidità in basso la trovavamo con il segno meno. Ve lo faccio vedere al volo. Vedete, liquidità meno 564.000 vuol dire liquidità disponibile. Se qua per qualche motivo trovassi un valore col più, dovrebbe essere considerato come finanziamento a breve, non sicuramente come liquidità disponibile. Altri rate e riscontri sono altri crediti. E poi andiamo alle voci del passivo. Capitale sociale, esattamente il capitale sociale, le riserve vengono riclassificate come tali, utili e perdite portate a nuovo come utili e perdite di utili, scusate, esercizi precedenti. Fondo rischi viene riclassificato anche questo col segno opposto perché vi ricordate che viene inserito all'interno dello schema di stato patrimoniale tra gli impieghi col segno meno, così come il TFR. E andiamo adesso alle voci di debito, quindi debiti per obbligazioni, vedete in questo caso la riclassificazione di default prevede
In realtà, come abbiamo già comunicato ai nostri clienti, si sta diciamo, procedendo con l'inserimento dei debiti per obbligazioni all'interno della PFN, quindi saranno riclassificati come finanziamenti a medio e lungo termine. Il motivo per cui fino ad oggi nella riclassificazione di default venivano esclusi è che molte piccole imprese emettono delle obbligazioni che in realtà sono sottoscritte dalla stessa proprietà. E quindi a noi piaceva separare in maniera netta quelle che sono le risorse finanziarie diciamo prese dal sistema bancario in particolare rispetto a tutto il resto e poi lasciare all'utente la possibilità di modificarlo. In realtà per questo abbiamo deciso di accettare un pochettino questa modifica. Il fatto che ci sono molti soggetti che stanno emettendo mini bond, che comunque diciamo, nella maggior parte dei casi i soggetti che hanno quella voce valorizzata sono soggetti che sono andati sul mercato attraverso l'emissione di obbligazioni a reperire risorse finanziarie, ci ha portato poi diciamo, a modificare questa riclassificazione default, per cui su tutti i nostri sistemi, a partire insomma, nei prossimi giorni sarà fatta questa modifica, la riclassificazione default prevederà anche questa modifica. Quindi debito e obbligazione, quindi a questo punto abbiamo riclassificato come finanziamenti a medio e lungo termine. E a questo punto attenzione a questa voce che è particolarmente rilevante perché nella fonte, vedete, nei debiti verso banche, in questa struttura di stato patrimoniale, vengono rappresentati come totale e come di cui oltre all'esercizio successivo. Noi ci ricordiamo che nello schema di Linus è comunque è importante separare i finanziamenti a medio e lungo termine dai finanziamenti a breve. E com'è possibile farlo? In questo caso è possibile, diciamo, utilizzare le voci speciali, è uno dei punti in agenda oggi, che consente di dire al sistema calcomi la differenza tra queste due voci. Quindi se io riclassifico il debiti verso banche come finanziamenti totali, stesso segno, no? E il di cui oltre l'esercizio come finanziamenti a medio e lungo termine, come di cui finanziamenti a medio e lungo termine utilizzando queste voci speciali, in automatico Linus andrà a fare la differenza e me l'andrà a posizionare all'interno dei finanziamenti a breve. Questo è importantissimo perché diciamo, consente di gestire tutte le possibili casistiche che si possono verificare indipendentemente dalla fonte, dalla struttura della fonte. Quindi, invece, per quanto riguarda altre voci, vedete debiti verso altri finanziatori, in questo caso altri debiti. Qui in realtà potrebbero esserci i rapporti con le società di factoring, quindi anche in questo caso questa voce potrebbe essere riclassificata all'interno della PFN. Debiti fornitori, segno opposto rispetto alla voce precedente, questo perché abbiamo visto che nel circolante la formula è crediti clienti più rimanenze meno debiti fornitori e proprio per questo i debiti fornitori nello schema di stato patrimoniale sono rappresentati col segno meno in modo da avere la somma algebrica che dà il circolante netto. Tutte le altre voci debitorie sono riclassificate come altri debiti, poi si arriva in fondo, i conti d'ordine sono anche questa è una voce asteriscata perché non rientra nella riclassificazione, però soprattutto se si analizzano bilanci quelli prima del 2016, di fatto quelli prima della revisione quindi dell'introduzione delle modifiche, questa voce era importante evidenziarla perché i canoni a scadere di leasing erano inseriti qui e quindi era necessario metterla in evidenza. Eventualmente, attraverso il menu di rettifica, l'utente poteva applicare lo IAS 17 per intenderci, cioè quindi inserire all'interno dello schema di riclassificazione anche le poste corrispondenti ai contratti di leasing. Terminato il conto economico, andiamo ai ricavi, quindi ricavi delle vendite e delle prestazioni, ricavi stesso segno, variazioni rimanenze stesso segno, incrementi delle mobilizzazioni come default è messo in gestione straordinaria, ma poi l'utente può personalizzarlo, altri ricavi come default è messo all'interno dei ricavi diversi. Questo perché l'idea è quella di avere all'interno della top line, quindi all'interno della voce ricavi, solo ed esclusivamente tutte le voci che sono certamente collegate alla gestione caratteristica. Tutto il resto viene di default messo sotto, obbligando in qualche modo l'utente a prendere una decisione in merito a diciamo, eventuali voci di ricavi che sono per ragioni civilistiche inserite all'interno della voce 5 altri ricavi e poi eventualmente modificare la riclassificazione. Tra un secondo vedremo che la riclassificazione proposta all'interno del bilancio da questa azienda prevede proprio che la voce altri ricavi sia messa all'interno della top line.
acquisti segno opposto, e vedete costi di servizio, equivalente beni terzi, e qua Linus fa un'approssimazione di partenza che è l'unica possibile, poi l'utente la può modificare, e cioè considera i costi per servizi, i costi variabili, mentre i costi corrimenti di beni terzi, così come i costi del personale, li considera come costi fissi. Attenzione che, come vedete, i costi del personale sono riclassificati come costi fissi o variabili, non come costi del personale, che è una voce chiaramente, che è un'informazione importante, ma non rientra nello schema principale dello schema di conto economico a margine di contribuzione e da valore aggiunto in margine di contribuzione. La seconda parte del conto economico è abbastanza agevole, quindi ammortamenti e svalutazioni. La parte di costi che va all'interno delle variazioni di rimanenze viene intercettata qui nel B11, accantonamenti, oneri diversi di gestione, e poi si va alla gestione finanziaria, la gestione straordinaria. Notate che anche gli oneri finanziari, che sono un di cui della gestione finanziaria, vengono intercettate attraverso una voce speciale, proprio perché sono un di cui, sono in sé, sono un di cui di questo saldo C. Dato che è una voce che viene messa in evidenza in molte analisi e serve per fare alcuni calcoli, per poterla intercettare e quindi riutilizzare, l'utente la può riclassificare attraverso la voce speciale che si trova appunto nel blocco in basso. Gestione straordinaria, anche questa, no, dopo il 2015 non c'è più nel bilancio civilistico, però dal punto di vista della riclassifica gestionale è invece una voce particolarmente rilevante, perché consente di isolare alcuni importi che non hanno a che fare con la gestione caratteristica, ma con ben altro. Attraverso le voci speciali è poi possibile andare a recuperare altre voci. Come ad esempio il numero di dipendenti che, qualora sono presentati nel bilancio, possono aiutare a fare certi tipi di ragionamenti. Allora, io faccio una estrema sintesi e poi passiamo ad una simulazione e poi ancora alla riclassificazione di alcune fonti speciali o comunque di alcune fonti diverse dal bilancio civilistico. Quindi abbiamo visto che riclassificare vuol dire prendere una qualsiasi fonte, una qualsiasi struttura contabile, in questo caso abbiamo preso il bilancio civilistico, e collegarla a delle voci di riclassificazione di uno schema di destinazione che è quello che si vuole utilizzare per l'analisi. Noi abbiamo visto lo schema di destinazione in termini di conto economico, cosiddetto classico e gestionale, e abbiamo fatto vedere come è importante mantenere il collegamento tra la fonte e lo schema di classificazione di destinazione, questo sia per il conto economico classico che per il conto economico gestionale. Abbiamo fatto vedere poi quanto è importante utilizzare uno standard, perché questo consente di diciamo, poter più agevolmente lavorare e interpretare i risultati, ma soprattutto di poter fare dei confronti e quindi avere un'omogeneizzazione del tipo di analisi indipendentemente dalla fonte dati utilizzata. Immaginate un benchmark tra un'azienda italiana e un'azienda magari che c'ha il piano dei conti inglese o turco o tedesco. Chiaramente se non utilizzo lo stesso schema con dei saldi con giusto livello di dettaglio, non posso effettuare il confronto con confronto parziale. E poi abbiamo visto che lo schema di destinazione è lo stato, scusate, la riclassificazione dello stato patrimoniale a fonte impieghi, facendo vedere alcune differenze e alcune possibili alternative nella riclassificazione di alcune voci importanti, in particolare i debiti verso obbligazioni. Abbiamo visto anche come calcolare, quindi l'impatto che in qualche modo si può avere sulla PFN, anche se adesso lo riapprofondiamo. Immaginando di aver terminato questa operazione di classificazione, scusate, adesso vedo che c'è un triangolino rosso, quindi evidentemente era rimasta qui la riclassificazione precedente, lo rimettiamo un attimino a posto. Poi abbiamo un triangolo verde, vediamo che cosa possiamo fare. Beh, la prima cosa l'abbiamo detta all'inizio, andiamo a vedere il rendiconto finanziario. No? Un rendiconto finanziario chiaramente mi dà tutta una serie di informazioni che sono collegate alla logica di riclassificazione che ho utilizzato in precedenza, e chiaramente posso andare a elaborare tutte le mie analisi a valle, che chiaramente sono fortemente collegate alle ipotesi che ho effettuato. Quindi adesso faccio vedere, per esempio, un andamentale sui 3 anni dei principali indicatori. Nel momento in cui io leggo capitale circolante, in questa penso che sia la settima o ottava riga, chiaramente so esattamente a questo punto a cosa fa riferimento questa formula capitale circolante, perché è esattamente collegata a quella riclassificazione dello stato patrimoniale. Allo stesso modo, quando
Qui vediamo EBITDA, sappiamo che esattamente questo EBITDA, come è stato calcolato, quali voci sono state inserite tra i ricavi e i costi e così via. Confronto con gli obiettivi, la stessa cosa, capite che tutta l'analisi che deriva, no, come conseguenza dal modello di riclassificazione, ha un significato specifico, no, è ben collegato alle ipotesi effettuate. Vi volevo far vedere rapidamente. Una delle analisi più importanti, che è l'analisi di cash flow, che mi consente di fatto di capire se la gestione caratteristica di questa azienda è tale da generare cassa, e soprattutto i più esperti sanno che questa è una voce fondamentale per capire se eventualmente, soprattutto confrontando con l'EBITDA e con altri parametri, se eventualmente il bilancio è stato oggetto di, diciamo, ottimizzazione di natura contabile. Quindi attenzione sempre a guardare la parte del rendiconto finanziario. Io dico sempre che se si deve decidere di guardare una sola tavola perché non si ha tempo, meglio guardare questa e tralasciare tutte le altre. Chiaramente vengono calcolati in automatico tutti gli indici che sono fortemente correlati alle ipotesi di riclassificazione, e quindi anche, diciamo, le analisi che ne derivano, eccetera, eccetera. Quindi questo è una cosa importantissima. Se qualcuno utilizza dei sistemi automatici di valutazione del profilo di rischio, chiaramente anche questi devono essere coerenti con il modello di riclassificazione, il modello di analisi. E chiaramente se cambio, perché magari li differenzio per tipologia di settore o quant'altro, le logiche di riclassificazione, chiaramente lo score in qualche modo ne deve tenere conto in maniera automatica. Vedo che c'è una domanda, la prendo al volo. C'è una domanda e la prendo al volo prima di passare alla seconda fase, anzi ringrazio chi l'ha fatta. Può, diciamo, chiarire il concetto di cash flow operativo. Allora, il cash flow operativo, innanzitutto, lo vediamo dal rendiconto finanziario, ed è dato esattamente da questo saldo, che è dato da A più B, no? A più B vuol dire cash flow circolante operativo più altro capitale circolante. In altri termini vuol dire, diciamo, il calcolo matematico che consente di arrivare a questo numero, consente di dire: ma qual è alla fine di un periodo, di un esercizio, quindi un periodo contabile in realtà, la cassa generata dall'impresa attraverso la gestione caratteristica? La gestione caratteristica è il motivo principale per cui l'azienda esiste, no? Quindi non cassa generata per, diciamo, operazioni tra virgolette straordinarie, o per accessorie rispetto al core business, o perché semplicemente se in qualche modo finanziata attraverso il sistema, o perché ancora la proprietà ha inserito del capitale. No, è proprio la cassa che deriva dall'attività aziendale e viene fuori da questo calcolo che è ben definito. All'interno del manuale, cliccando rendiconto finanziario, tra le ricerche, trovate un menu integralmente dedicato al calcolo del rendiconto finanziario. Ci sono dei webinar, ci sono tutta una serie di informazioni aggiuntive. Però appunto la sintesi estrema, giusto per dedicare il tempo giusto a questa domanda, è che la cassa operativa consente di capire la capacità dell'azienda di generare flussi finanziari attraverso la gestione caratteristica. È una voce fondamentale perché con questa cassa operativa si può poi gestire il resto, cioè quindi si può verificare se l'azienda è in grado di ripagare magari i propri impegni nei confronti del sistema, sia in termini di debiti finanziari che di altre tipologie di debiti, se è in grado appunto di far fronte ai propri impegni verso il sistema e così via. Nella valutazione automatica del profilo di rischio aziendale che Linus fa, si dà un peso molto rilevante al cash flow operativo e si confronta con la dimensione dei ricavi, proprio perché chiaramente il valore ottimale di cash flow non è determinabile, ma sicuramente ci sono dei parametri che consentono di capire quando sicuramente si è sotto un livello minimo di accettabilità. E questi parametri sono inseriti all'interno dello schema automatico di valutazione. Lo schema di riclassificazione automatica, tra l'altro, consente anche di calcolare un altro parametro che è molto importante. Vabbè, a parte attraverso alcuni riclassificati, anche calcolare degli indicatori come la fascia del medio credito utilizzati per certi criteri, soprattutto in ambito bancario. Però la cosa importante è che posso calcolare anche alcuni parametri che mi aiutano in alcune scelte. Per esempio, in funzione del calcolo della struttura Ecofin dell'azienda e del modo in cui ho riclassificato alcune poste, in particolare la PFN,
Posso calcolare a parità di condizioni qual è il debito massimo incrementale che l'azienda è in grado di sostenere, che è un numero importantissimo, è un numero che non è una stima, ma è un calcolo matematico molto rigido, no? Che mi consente di capire se in qualche modo l'azienda ha spazio per poter ulteriormente inserire magari del debito per poter fare un certo tipo di progetto di investimento. E poi se lo desidero posso anche andare a calcolare anche eventualmente un fido che è chiaramente semplicemente una proposta. Allora, quindi questo è quello che io posso fare prendendo una qualsiasi fonte e riclassificando appunto il conto economico e riconducendo allo stato patrimoniale. Prima di passare, so che sforeremo di qualche minuto, ma credo sia particolarmente importante concludere un po' questo percorso logico. Prima di diciamo di passare all'elaborazione invece di altre fonti dati, volevo far vedere una cosa molto, molto interessante. Andando a pescare la nota integrativa di questa azienda, e in particolare andando a vedere questo schema, che è il conto economico riclassificato proposto dall'azienda, si vedono delle differenze in termini di, per esempio, di MOL, chiaramente non di reddito netto, perché non sarebbe possibile, ma in termini di principali aggregati. Beh, andando a vedere, prima del webinar ce lo siamo studiati, il perché, ci siamo resi conto che l'azienda di fatto riclassifica in questo schema che propone all'interno dei ricavi sia la 1 che la 5, e poi i costi che invece Linus nel default inserisce all'interno dei oneri diversi, li inserisce anche questi tra i costi operativi. Beh, ho salvato il menu di riclassificazione e lo vado a recuperare per farvi vedere rapidamente che a questo punto, vedete, prendiamo l'EBITDA, 2.308, no? Corrisponde esattamente. In questo caso, dove 2.308 corrisponde esattamente al MOL EBITDA che viene proposto nel riclassificato indicato all'interno della nota integrativa. Cioè, il concetto di base che volevo portare attraverso questo esempio è che, innanzitutto, avere un buon sistema di riclassificazione mi consente di capire e quindi riconvertire in qualche modo la fonte originale dei dati a degli schemi che vengono anche proposti da terzi, in questo caso all'interno del bilancio, eventualmente modificarli, fare delle simulazioni e capire anche qual è il significato che c'è sta dietro una determinata scelta di classificazione. Cioè, non è soltanto una questione matematica quella di inserire, come in questo caso, la voce altri ricavi nella top line. Vuol dire che, per quello che indica l'azienda, negli altri ricavi sono inserite delle voci che diciamo, delle voci dei ricavi che l'azienda produce tutti gli anni in maniera consistente. Se questa riclassificazione la ritengo corretta e adeguata, diciamo, coerente con effettivamente il modello di attività dell'azienda, a quel punto l'accetto, altrimenti la vado a modificare. Vedete, in questo caso a me sorprende che gli altri ricavi dal 2014 al 2016 decrescono notevolmente, mentre i ricavi intesi come ricavi delle vendite e prestazioni crescono in maniera significativa. Quindi questo, quantomeno, se avessi un rapporto con l'azienda, sarebbe una domanda da fare. Va bene che me la consigli di gestione caratteristica, ma perché c'è un andamento opposto rispetto a quello della voce principale dei ricavi? A livello di bilancio si può arrivare di bilancio civilistico si può arrivare ad un certo livello di analisi di profondità. Chiaramente il maggiore contributo informativo si ha nel momento in cui si va ad analizzare un piano dei conti di dettaglio, dove ciò non gli aggregati totale ricavi, ma magari ciò i ricavi per business unit, piuttosto che, se sono fortunato, addirittura potrei arrivare per singolo tipologia di prodotto, addirittura per singola tipologia di cliente. Per fare questo bisogna entrare in contatto con la controparte o essere titolari di quelle informazioni e poterle elaborare. Linus consente di fare queste elaborazioni in tempo reale. Adesso dedichiamo gli ultimi minuti, prima delle vostre eventuali domande, a vedere come è possibile riclassificare rapidamente di fatto qualsiasi fonte. Per farlo, siamo sempre in area riservata, è sufficiente andare a. Se dovessi scaricare un bilancio da fonti ufficiali, posso utilizzare questi due primi menu. Eventualmente devo andare a recuperare la fonte dati e andarlo a riclassificare. Io mi sono preparato prima del webinar una cartella in cui ne ho inseriti alcuni, immaginando che all'interno di questa cartella ci fossero delle fonti dati che io ho acquisito attraverso diciamo, la mia attività principale, quindi che il pubblico in qualche modo non può avere. Quindi sto lavorando in un'area riservata e protetta a me riservata. Vado a prendere un SBRL, per esempio questo di qua, lo porto all'interno.
Linus adesso in tempo reale non fa altro che fare tutte le operazioni che noi abbiamo cercato di spiegare durante questo webinar, cioè scarica la fonte dati, la inserisce all'interno dell'area appunto riclassificazione, effettua la cablatura automatica della riclassificazione, effettua i controlli, mi dà un triangolino verde, io ho terminato l'analisi e quindi posso già diciamo andare avanti con tutte le valutazioni del caso. Prima di tutto, per esempio, andando a verificare se la riclassificazione di default mi sta bene e poi eventualmente, dopo averla modificata, posso fare altri tipi di ragionamento. Quindi questo per il bilancio, scusate, lo faccio vedere al volo e poi passiamo all'altro caso. Questo ancora è un esempio di bilancio ordinario. Vedete, un secondo fa questa analisi non era all'interno della piattaforma. Abbiamo caricato l'ISBRL, l'ISBRL è stato messo sulla sinistra e in automatico Linus gli ha accoppiato tutte le voci di riclassificazione che l'utente può andare a modificare. Vi voglio far vedere anche un altro esempio, sempre sul bilancio ufficiale civilistico, di abbreviato. Vedete, i bilanci abbreviati hanno spesso e volentieri il problema di non avere il dettaglio di debiti e crediti, e quindi in quel caso di là l'APFN, per esempio, non posso calcolarla se l'informazione non l'ho a disposizione. In questo caso ho preso ancora un esempio di SBRL di un bilancio abbreviato che ha all'interno della nota integrativa elettronica alcune informazioni sufficienti per poter completare anche lo schema di a fonte impieghi. In realtà ci possono essere dei casi in cui queste informazioni non sono presenti né nel prospetto né in nota integrativa, e in questo caso di qui l'analisi potrà essere effettuata in maniera completa per quanto riguarda il conto economico. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si potrà utilizzare semplicemente lo schema di stato patrimoniale dedicato al bilancio abbreviato, che è quello che di fatto contrappone l'attivo al passivo senza dettaglio delle sottovoci. Andiamo a vedere, non voglio approfittare del tempo perché so che gli impegni sono tanti, l'esempio di un bilancio straniero. Non so neanche esattamente cosa sia, ma il concetto è lo stesso. In questo caso è una struttura contabile, un bilancio, immagino che provenga dalla Spagna, con diciamo, i conti in lingua originale. Linus ha fatto esattamente lo stesso tipo di ragionamento di prima. Vedete, nel bilancio originale non c'è la voce valore, perché è un bilancio straniero, la voce valore è la produzione, e quindi Linus non può calcolarla, però tutto il resto delle operazioni le ha effettuate. Vado a vedere cosa è successo all'interno del manuale di riclassificazione. Vedete che ho una fonte, in questo caso vedo che è in spagnolo, che è ricablata su uno schema diciamo quello di riferimento su cui stiamo lavorando, che è quello Linus. Se per caso da qualche parte ci fosse la voce valore della produzione che noi interessa mettere in evidenza, potrei andarla a recuperare attraverso le voci speciali, in modo tale da andarla a visualizzare. Vedete, c'è qua la voce valore della produzione, andarla a visualizzare in quello schema di sintesi che abbiamo visto all'inizio. Andiamo avanti sui piani dei conti. Torno indietro nella cartella, ne prendo qualcuno, ecco, prendo, per velocità prendo Ago, butto dentro, importo. Questa operazione, tra l'altro, per chi utilizza Ago Zucchetti, è assolutamente trasparente perché viene effettuata da dentro il sistema Ago verso Linus, quindi non c'è bisogno di uno scarico del file del nuovo ricaricamento. Vedete, in questo caso ho caricato una situazione contabile di un periodo che viene immediatamente riconosciuta da Linus come fonte nota, e in automatico viene ricablata sugli schemi Linus. Qual è il vantaggio, come dicevo prima, di utilizzare una fonte dati dettagliata? È che nel momento in cui vado a cliccare sul dettaglio dei ricavi, vedo già un livello di informazioni in più rispetto a quello che vedevo un secondo prima. Quindi ho la possibilità di andare a guardare tutte le singole sottovoci, e se lo desidero, in questo caso la riclassificazione a livello di conto, posso andare all'interno diciamo, dal menu di riclassificazione e andarmi a riclassificare tutti i sottoconti uno per uno, con chiaramente un vantaggio di avere un contributo informativo elevatissimo. Vedete, in questo caso sulla sinistra il piano dei conti è molto molto dettagliato, e in automatico questa cablatura viene effettuata e messa a disposizione dell'utente, sempre con le stesse caratteristiche di prima, quindi in termini di possibilità di modificare appunto i criteri di riclassificazione e così via. I criteri di riclassificazione che l'utente dovesse in qualche modo personalizzarsi possono essere salvati, come abbiamo visto prima, e richiamati successivamente per altre analisi.
Allora, c'è una domanda molto tecnica che ha a che fare con i leasing, e la lascio un attimo lì per la fine, a cui rispondo di sicuro alla fine. Voglio semplicemente, perché magari so che c'è qualcuno che è poi stretto coi tempi, chiudere al volo con l'ultima riflessione, e poi, appunto, se qualcuno deve abbandonare, lo può fare tranquillamente. Rispondo poi puntualmente a questa domanda, che la leggo al volo: canone leasing e calcolo dell'EBITDA, Linus come riclassifica in automatica, e quali riflessi ci sono sul calcolo della PFN. Lo vediamo tra un secondo. Quindi, ripeto, il vantaggio in questo caso è utilizzare questa fonte. Quindi il piano dei conti Zucchetti è che in tempo reale ottengo questo tipo di lavoro, e chiaramente le analisi in termini di dossier e quant'altro, eccetera, eccetera, anche di business plan e così via, sono ottenute in tempo reale sulla base di un dato che è più dettagliato, molto più approfondito. Chiaramente, come dicevo all'inizio, ci sono alcune fonti che Linus riconosce che consente di caricare e elaborare in tempo reale. Ci possono essere anche delle fonti dati che l'utente ottiene per altre vie da sistemi o da elaborati che Linus non conosce, non può riconoscere. E nel manuale abbiamo visto che ci sono alcuni esempi. Immaginate, per esempio, i quadri RF delle persone fisiche, piuttosto che alcuni elaborati che vengono scaricati da ERP come SAP, Oracle, oppure altri sistemi diversi da Zucchetti con cui non abbiamo integrazione. Beh, in quel caso è semplicissimo: all'interno di questa guida, in particolare nel capitolo 5.3, è possibile in automatico, scaricando questo modello, caricare la struttura dei dati all'interno di Linus. Ricordo che Linus non si digitano dati a mano, a meno che non sia a disposizione soltanto un pezzo di carta. E poi, la prima volta, l'utente potrà andarsi a riclassificare quello schema e richiamarlo tutte le volte che caricherà diciamo, i dati relativi a un piano dei conti con la stessa struttura, anche se per aziende diverse. Quindi, in estrema sintesi, nel caso peggiore, questo sistema consente di riclassificare solo una volta un nuovo piano dei conti e poi di riutilizzarlo sempre per le volte successive. E questo è sicuramente un fatto molto importante, che consente di fatto di risparmiare tempo. Poi lo dico soprattutto perché so che ci sono molti utenti che hanno già delle configurazioni corporate con queste esigenze più sofisticate. Linus è un'ampia libreria di schemi di riclassificazione aggiuntivi rispetto a quelli base, quindi con dei conti economici particolari, con dei stati patrimoniali particolari, con dei rendiconti finanziari particolari, che chiaramente sono stati condivisi con i nostri utenti finali. Quindi consente non soltanto di gestire qualunque tipo di fonte, ma anche poi di ricondurla a uno standard che può essere aggiunto anche rispetto alla libreria, che ormai è abbastanza ampia, di quelli che sono già stati inseriti. Io credo di avere esaurito, a parte di aver esaurito probabilmente anche la vostra pazienza, nel senso che siamo oltre il tempo massimo, ma avere soprattutto esaurito gli argomenti, e spero davvero che sia passato un po' il messaggio chiave del perché è importante fare una riclassificazione e di tutte le possibili problematiche. Abbiamo toccato alcune problematiche che si possono verificare. Io adesso, se non ci sono altre, cioè, diciamo, prenderei tutte le vostre domande prima di chiudere, nell'arco dei prossimi 5 minuti al massimo, in attesa che qualcun altro magari possa fare qualche domanda, e provo a rispondere a quella che mi era stata posta un secondo fa, che vado a recuperare: canone leasing e calcolo dell'EBITDA, come riclassifica in automatica, e quali riflessi ci sono sul calcolo della PFN. Allora, la domanda è un po' complessa, nel senso che dipende da qual è la fonte, no? Nel senso che, se io vado a prendere i bilanci, quelli antecedenti alla riforma, il canone di leasing è il costo del canone all'interno, appunto, del conto economico, ma la parte, diciamo, come si può dire, ancora dovuta, è inserita nei conti d'ordine, e quindi sui bilanci precedenti, diciamo che l'unica possibilità per applicare, come dicevo un secondo fa, lo IAS 17 era quella di utilizzare di fatto il menu di rettifica. Immaginando di avere all'interno della voce qui sotto leasing e garanzie i canoni dovuti per il leasing, l'operazione da effettuare era quella di inserire. Fondamentalmente vado nello stato patrimoniale, facciamo così, questo di qua, fonte impieghi. Quindi, immaginando di avere un leasing, quindi ancora quindi un valore qua sotto valorizzato, l'unico modo per applicare in qualche modo l'IAS 17
era, considerando che il canone annuale inserito nel costo corrimento bene dei terzi, era quello di inserire il valore residuo all'interno del finanziamento a medio lungo termine e un controvalore chiaramente tra le mobilizzazioni perché corrisponde al valore del cespite. E quindi in questo caso la valutazione della PFN l'impatto sulla PFN è evidente perché avrei aumentato di fatto il valore dei finanziamenti del corrispondente valore dei leasing ancora dovuti. E poi invece, diciamo adesso, dal 2016 vengono contabilizzati i leasing in maniera differente all'interno del bilancio e chiaramente Linus ha adeguato la riclassificazione tenendo conto anche di questa novità. Tenete conto di una cosa che non ho detto che è importante, è che è possibile gestire le fonti miste, che è un altro problema enorme che spesso si pone, cioè io in teoria potrei elaborare un'analisi iniziale con un bilancio di SBRL, aggiornarla con una situazione contabile caricata da un sistema e poi riaggiornarla ancora magari con un flusso che proviene da un altro fornitore quando poi si ha la disponibilità del bilancio di esercizio. E questo Linus tiene conto di tutte le possibili diciamo, alternative, e se la fonte è completa a monte, e comunque diciamo, indipendentemente dall'origine e quant'altro, Linus riesce sempre a gestire tutte le varie casistiche e quindi mettere a disposizione un riclassificato indipendentemente dal fatto che su diversi anni la fonte dati può essere stata differente. Io non so se ho risposto chiaramente alla domanda, io sono ancora qui a vostra disposizione, vedo che siete ancora in tantissimi collegati, quindi diciamo che se non l'unico motivo per me per chiudere in questo momento è quello di evitare di abusare del tempo di tutti, sappiamo che l'agenda ormai è complicata per tutti noi, quindi sono qui disponibile ancora per voi per qualsiasi domanda. Vi ricordo, infine, un'ultima cosa, che diciamo, moltissime delle cose che abbiamo detto sono diciamo, disponibili all'interno di questo manuale che riporta diverse sezioni. Ci sono delle sezioni di base, semplicemente che danno un po' le logiche generali di funzionamento della piattaforma e una breve descrizione dei menu, però poi ci sono tutta una serie di approfondimenti che consentono davvero di capire a fondo tutto quello che è possibile fare e soprattutto quanto tempo risparmiare. A monte, all'inizio del webinar, la domanda era quanto tempo dedicate voi all'attività di riclassificazione e la maggior parte di voi ha risposto che è un'attività che fate di fatto quasi quotidianamente. Bene, poter strutturare un processo di riclassificazione in questo modo consente, questo lo diciamo per esperienza, di ridurre al minimo l'attività dedicata al banale number crunching e potenziare, aumentare il tempo invece da dedicare alla comprensione dei dati, perché poi una buona riclassificazione non corrisponde a una buona interpretazione dei dati aziendali. Per arrivare a una buona interpretazione dei dati aziendali c'è bisogno sicuramente di una capacità e diciamo, da parte dell'analista e tantissima competenza. Io so, e questo mi dispiace, che molti utenti ancora oggi ricopiano per esempio a mano i dati della fonte. Queste sono operazioni che secondo me nel 2018 devono essere un po' quasi vietate, in quanto tutte le fonti dati oggi sono diversi sistemi, non lo fa soltanto Linus, sono scaricabili in Excel. Quindi nel momento in cui ho caricato la fonte dal registro imprese, posso tranquillamente andare qua a scaricarmi l'Excel e se ritengo di poter essere più veloce attraverso i sistemi tradizionali, almeno evito quella fase di download, scusate, di caricamento dei dati su un Excel, dove chiaramente la possibilità insomma, di fare gli errori è sicuramente elevata. Uscendo dall'area riservata, e con questo chiudo perché vedo che non ci sono altre domande, sapete che appunto nell'area pubblica si ha a disposizione il database di tutte le imprese con ricavi italiani, con ricavi superiori al milione di euro, sono circa 234.000 che vengono aggiornate periodicamente direttamente da noi, e per ciascuna di queste c'è tutte le analisi che abbiamo visto fino adesso, anche la logica di riclassificazione, laddove una di queste analisi richiedesse un approfondimento, una personalizzazione della riclassificazione, è sufficiente trasferirla in questa configurazione di Linus Premium all'area riservata e poi procedere esattamente come abbiamo fatto noi. Imprese che possono essere ricercate, sapete, anche con tutta una serie di criteri anagrafici e contabili che consentono magari anche di gestire un'operazione di targeting che precedente generalmente
diciamo, al lavoro di dettaglio che viene fatta sulla singola controparte. Io avrei terminato, quindi se non ci sono ulteriori domande, ringrazio tutti i partecipanti. Ricordo che siamo disponibili per approfondimenti ulteriori rispetto a questi temi. Laddove desideriate che alcuni aspetti, magari appena toccati oggi o che avete un po' intercettato, diciamo, venissero ulteriormente approfonditi anche con webinar specifici, se ce lo segnate ci fate un gran piacere, perché a noi fa piacere organizzare appunto dei contributi come questi che chiaramente devono toccare al cuore le problematiche che i nostri colleghi analisti effettuano. All'interno sempre del menu guide c'è una sessione dedicata ai webinar che sono già stati realizzati, mi pare che sia la 20. La 24, i webinar sono già stati realizzati e soprattutto a quelli che invece sono in programmazione. Vi ringrazio ancora per il tempo che avete dedicato e ci risentiamo prestissimo. Buon lavoro a tutti.